perfetto. Bene, allora cominciamo in orario e vi ringrazio, vedo che siete diverse persone, immagino tutte incuriosite, molte probabilmente anche già competenti, diciamo, su queste materie, molte di no. Quindi l'obiettivo di oggi è raccontarvi come si possa utilizzare il canale del vending in un contesto che è quello degli NFT. Chi sono io? Vediamo se funziona, perfetto. Mi chiamo Roberto Garavaglia e mi occupo di consulenza strategica nel settore. Io vengo dal mondo dei pagamenti, innovativi, una realtà nella quale opero da circa 30 anni come libero professionista da qualche anno, e il mio compito quindi è quello di seguire le aziende in quelli che sono i processi decisionali che poi portano a investire in una nuova value proposition nel contesto specifico dell'innovazione. Mi occupo ovviamente di docenza e di formazione, lavoro con il Politecnico di Milano dal 2008 nell'ambito appunto di quelli che sono gli osservatori Digital Innovation, quindi la School of Management, e per quello che concerne il tema che ci interessa oggi, ossia blockchain NFT, ho avuto la possibilità in Italia di partire nel 2013 a proprio seguire alcune realtà, ovviamente in un contesto bancario, che avevano interesse a sviluppare dei progetti finance su blockchain. E quindi, diciamo, mi sono specializzato in questa ulteriore declinazione di quella che è la mia attività, sia di consulente di strategia, sia di docente e formatore. Nel frattempo, siccome mi piace ovviamente scrivere, ho scritto qualche libro pubblicato da Euply. Questo che voi avete come Deplian sulla sedia è l'ultimo libro uscito a febbraio di quest'anno. Ce ne sono altri due usciti in precedenza su blockchain, su NFT, e quindi questa è un'attività ovviamente, no, come autore di libri per conto di Euply. E una cosa che mi fa anche molto piacere, insomma, avere anche potuto collaborare dal punto di vista editoriale con la Banca d'Italia, che mi ha scelto qualche anno fa proprio per parlare di blockchain all'interno di quelli che sono i quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia. Bene, andiamo veloci. Quello che vi voglio raccontare oggi è, cercando di avere, come dire, a tutti quanti lo stesso livello di comprensione, no? Quindi chi magari già sa queste cose potrebbe per lui essere ridondante. Voglio farvi capire che cosa è la blockchain e quali sono le ragioni per le quali è utile progettare e investire, attenzione, non in criptovalute, ma investire in progetti di blockchain in un contesto ovviamente cross industry, quindi non necessariamente oggi vediamo ad esempio quello del vending, no? La blockchain è questo, è un insieme di nodi, di computers che condividono un database che per l'appunto è distribuito, su cui chiunque può avere accesso in scrittura, in lettura, ma attenzione, chiunque volesse ad esempio modificare un dato su questo database che è distribuito su tutti i nodi, non può farlo in autonomia, da solo. Perché? Perché per poter modificare un dato è necessario raggiungere un accordo, quello che viene chiamato consenso distribuito, da parte di tutti i soggetti che hanno una copia di quel dato sul proprio nodo. Questo ci permette di fare una cosa molto importante. Ci permette di fare a meno di un'entità centrale, quella che io chiamo, per non offendere nessuno, un datore di fiducia, che in quanto centrale, attenzione, funziona benissimo, è efficientissimo, ok? Ma è fortemente a rischio di un attacco, che può essere un attacco cibernetico, o anche, visto che siamo ancor prima che cyber uomini, attacco della corruzione. Quindi chiunque abbia la possibilità di modificare o alterare un dato su un database, qualora questo dato e poi questa informazione sia scritta invece su una blockchain, su un'architettura basata su blockchain, sa che non potrà fare il furbo. O perlomeno sa che se dovesse tentare di fare il furbo, probabilmente il suo tentativo è anti-economico, diventa antisistema, è un sistema che nel suo insieme si oppone. Quindi si dice, avrete, no, sentito parlare,
La blockchain è appunto resistente a qualsiasi tipo di censura, resistente a qualsiasi tipo di appunto corruzione. Ecco, per questo motivo. I dati e le informazioni chiaramente possono essere di qualunque natura, può essere un dato, ad esempio, faccio degli esempi giusto per farvi capire, un dato per esempio raccolto da un sensore, no? Che mi dice qual è la temperatura oppure qual è lo stato di un edificio, di un ponte, di un... E quelle informazioni, una volta, no, che sono chiaramente memorizzate, se poi dovesse per qualche strano motivo accadere un problema a quell'edificio o a quel ponte, e non c'è possibilità di modificare quel dato, okay? Non c'è la possibilità di dire ah, ma io avevo fatto fare un'indagine che mi garantiva che quella struttura era effettivamente robusta. Se l'ho scritto su un database lo posso fare, la corruzione è tale da poter indurmi, se io ho le chiavi, no, per modificare quel dato, a farlo, sulla blockchain no. Okay? Quindi solo per darvi alcuni esempi di quello che è l'importanza e quindi anche in talune circostanze, come avrete capito, anche una certa ritrosia nell'accettare soluzioni di questo tipo. Però attenzione, qui stiamo parlando di investire su blockchain, quindi se non vogliamo investire su blockchain non è che ce lo ordina il medico, lo facciamo però perché riteniamo. Facciamo un passo avanti, vi do qualche nozione molto generica di asset e di crypto asset, senza ovviamente avere nessuna particolare presunzione. Beh, su asset, no? Se preferite, insomma, attività, no? Ecco, chiamiamola così, no? Credo non ci siano grossi problemi, no? Qualsiasi attività materiale, no? O immateriale, purché, diciamo, abbia un valore economico, un valore economico che sia riconoscibile, no? All'interno di un mercato, all'interno di un contesto, può essere considerata appunto un asset. E cosa ci facciamo di questi asset? Noi li scambiamo sui mercati, no? Quindi sul Nasdaq, sulla borsa telematica, usiamo però, attenzione, dei datori centrali di fiducia. Usiamo il Nasdaq, usiamo, no? Usiamo il mercato della borsa italiana, no? Ecco, se parliamo invece di crypto asset, ecco che seguendo il ragionamento che vi facevo prima sulla blockchain, noi abbiamo una rappresentazione ovviamente digitale di un valore che tuttavia può essere scambiato, quindi da me a te, da me a lui, eccetera, senza la necessità che vi sia un authority centrale che governi e quindi che dia il trust su quello scambio. Quindi il crypto asset ha questa sua caratteristica di essere cripto univoco, ed è in quanto cripto univoco questo asset che può essere scambiato con dei meccanismi complicatissimi che ovviamente ora non vi sto a spiegare, avendo quella garanzia di ottenere una fiducia basata su quel consenso distribuito di cui vi parlavo poc'anzi nel spiegarvi la blockchain. Facciamo un passettino più avanti, più alto. Arriviamo al mondo dei token, no? Sono questi token. Allora, guardate, qui mi scuso, ma è una definizione alla quale io sono un po' affezionato, però siccome non voglio, insomma, essendo anche un ricercatore, no? Quindi cerco sempre di modificare, no? Questa è la sesta o settima definizione che cerco di dare, no? Diciamo, modificata nel tempo, non so quanto sia ancora digeribile, però diciamo, provo a spiegarvelo. Allora, il token, vedete, è una legatura digitale, no? Quindi qualcosa che mi lega digitalmente, della legittimazione di un diritto, vedete, a quello che è il titolo rappresentato dal crypto asset. Attenzione, quello che è rappresentato dal crypto asset è un valore di origine che sta ovviamente al di fuori, no? Io per esempio posso fare la fotografia di un quadro della Gioconda, ok? E posso crearne il token dando la garanzia di legare digitalmente il valore del quadro della Gioconda a questo token. Allora voi mi direte, Garavaglia, ma allora chiunque fa la fotografia alla Gioconda e può creare un NFT, un token della Gioconda in questo modo? Certo, è assolutamente vero.
È assolutamente vero. Allora, cosa serve il token? Cosa serve un NFT? Serve proprio per consentire quella negoziabilità, o se preferite il trading, del crypto asset, cioè del token, ma senza preoccuparsi, perché attenzione, questo è qualcosa molto misleading, no? Che anche la stampa, diciamo, no? Non contribuisce molto a chiarire, no? Si pensa che un NFT garantisca il valore di un'opera digitale o un'opera fisica materiale. Assolutamente falso. L'NFT non garantisce il valore originario dell'opera. Il valore originario dell'opera deve essere notarizzato, deve essere autenticato se stiamo parlando di un'opera d'arte. Quindi il notaio, quindi il perito, il Vittorio Sgarbi della situazione, ci deve sempre comunque essere, che in qualche modo autentichi il valore originario dell'opera. Una volta fatto questo con dei sistemi di firma digitale, di marcatura temporale, una volta fatto questo però abbiamo la possibilità di smaterializzare l'opera e l'autentica, chiamiamola così, in un unico titolo che è rappresentativo di quei diritti che il portatore di questo titolo potrà vantare nello scambio appunto del titolo stesso in tutti, diciamo, i negozi giuridici, quindi sia quelli a titolo oneroso come la compravendita, sia quelli di titolo non oneroso come ad esempio le donazioni. Tutto questo viene, diciamo, garantito da del codice che gira su questi nodi, vi ricordate? E siccome è un programma che non è uno, è un programma che ha molte istanze che girano su molti nodi, e quindi ancora una volta non può fare delle cose per le quali, se il programmatore aveva programmato e aveva previsto, poi il programma non le fa, perché il programma viene fatto girare, no? Viene eseguito su più nodi. Quindi ancora una volta, se c'è il furbetto del quartierino che volesse modificare il programma, volesse modificare l'esito del programma, non può farlo, esattamente come vi facevo l'esempio prima del dato. Quindi, in sintesi, che cos'è un NFT? Ecco, questa forse è una definizione un pochino più masticabile, che però il mio sforzo era quello di in qualche misura accompagnarvi, no, in questo ragionamento. Poi chiaramente ognuno di voi è libero di, come dire, far lavorare nel suo retropensiero, no, queste parole. Diciamo, beh, forse allora magari riesco a unire i puntini, no, che di primo acchito mi sembravano distanti tra di loro, e riesco anche magari a fare una figura. Allora, il gettone digitale è, vedete, impiegato per rappresentare un bene materiale o immateriale, e vedete, attenzione, i diritti adesso correlati, la cui unicità e autenticità sono assicurate tramite l'impiego della blockchain, delle distributed ledger technology che vi dicevo prima. Vedete, il bene analogico viene rappresentato nel suo valore d'origine, permettendo, vedete, la realizzazione di quello che è un surrogato digitale. Vi faccio un esempio. Se io, come probabilmente avrete visto parlando d'arte, creo quello che viene chiamato il gemello digitale del Tondodoni alla Galleria degli Uffizi, per fare un esempio. Il gemello digitale è qualcosa che mi riproduce fedelmente in 3D, no, con effettivamente l'opera. Ok. Però se ci pensate, il gemello digitale è un file pieno di bit, no? E come tale io posso farne il copia e incolla all'infinito, ok? Quindi attenzione a non confondere il digital twin, cioè il gemello digitale, con un NFT. Se io prendo invece il gemello digitale e ne faccio quello che in gergo viene chiamato minting, cioè conio un NFT, lo rendo immune al rischio di replica. E allora sì che io posso avere una rappresentazione digitale del valore del Tondodoni, che è immune al rischio di replica. Quindi può essere ovviamente negoziata, scambiata e via discorrendo. Cosa è successo? È sparito. Ah, ok. Vabbè, questo è solo per darvi un attimo contezza, no, di quello che vi ho concentrato proprio dal mio ultimo libro. Insomma, per capire, no, ecco, insomma, diciamo, togliamoci l'anello al naso, ecco, se dovessimo averlo ancora, no? Ecco, c'è un mondo che sta fuori, no, dalla blockchain, no? Dove, vedete, c'è il bene nella sua materialità o anche nella sua immaterialità, perché quando vi dicevo prima il parametro idrografico,
faccio un esempio, potrebbe essere, non so quanti di voi, vedo che qua si parla molto di sostenibilità, no? Potrebbe essere un parametro legato a un bilancio di sostenibilità, un parametro ESG, no? Ad esempio, no? Ecco, quello è un esempio, no? Di bene immateriale che ha la necessità di essere autenticato per poi essere ovviamente i crediti di carbonio, no? Carbon credits, no? Per esempio, tutto ciò che è legato al mondo della sostenibilità. Quindi questo. Però attenzione, questo sta fuori, quindi bisogna che qualcuno, no, certifichi quel valore. Quello che sta sulla blockchain è tutto quello che invece vi ho raccontato, cioè la possibilità di effettivamente custodirlo e trasferirlo. Quattro animazioni molto rapide che dovrebbe, se mi avete seguito fino a qua, e dobbiamo poi, credo anche, siamo in tempo, dovrebbe farvi vedere un po' il processo, il molto molto semplice. Allora partiamo, vabbè, qui non si vede, dal bene off-chain, no? Quello che sta fuori, no? Può essere il quadro, il tondodone, il parametro ESG, eccetera, no? Okay. C'è bisogno di un qualcosa che si chiama oracolo, ecco, quindi diamogli un nome a questo notaio, a questo perito d'arte, che è esattamente quello che mi certifica, ad esempio, questo è un esempio volutamente provocatorio, vedete io cosa ho fatto, ho immaginato che quello sia un bene materiale, un castello. Il castello dove si custodisce? Sulla collina, no? Quindi sta lì, no, buono e caro, nessuno lo muove. Però attenzione, vedete, l'oracolo è quel, in questo caso notaio, no? Potrebbe essere, che certifica ad esempio una parte, no, del castello, per esempio la torre, la certifica perché vi è la necessità di ristrutturarla, no? Ad esempio. Bene, questi dati legati a una parte vengono oracolizzati e messi da qualche parte, scritti nel cloud, su un sistema, adesso non vi sto a raccontare. Ed è a questo punto che avviene la creazione del token, del nostro NFT. Cioè, l'NFT altro non è se non, scusate, uso un termine un po' da informatico, altro non è se non il puntatore a quei metadati, che non a caso si chiamano metadati, che per esempio sono il frutto di un atto notarile che certifica che la torre del castello Pinco Pallino, situato in provincia di, ha la necessità ad esempio di essere ristrutturato. Allora voi mi chiederete, scusa Garavaglia, ma perché c'è bisogno di questa roba qui? Perché stai parlando di un castello che deve essere ristrutturato? E beh, perché questo per esempio è un buon sistema per fare crowdfunding. C'è un'opera, per esempio, in un territorio che deve essere riqualificato, lo Stato non interviene o interviene con i suoi tempi, i privati possono farlo, benissimo, creiamo questa roba qua. Questa cosa qua permette una cosa straordinaria, se ci pensassi, mi avete seguito fin qua. Permette, una volta che il castello è stato ristrutturato, per esempio di fare degli eventi come quello che stiamo facendo noi adesso. E chi ha contribuito funding è chi può vantare quella disponibilità di quel token, che è un pezzettino della parte ristrutturata, che potrebbe essere remunerato ogni qualvolta vi sia, ad esempio, uno spettacolo, un convegno all'interno di quel castello, di quell'opera. Vi sto facendo solo degli esempi molto semplici, chiaramente sto per farvi capire, no, dove si può fare. Bene, arriviamo a questo punto, vabbè, questo è quello che vi dicevo, no? Come si trasferisce? Si trasferisce tra questi wallet, no? Vedete, di cui avrete sicuramente sentito parlare. Vedete, all'interno di quei wallet, che non sono il portafoglio, ma sono chiaramente dei software, ci sono che cose? Magari qualcuno di voi lo sa. Ci sono dentro i token? Ci sono dentro i bitcoin? Ci sono dentro le cryptocurrency? No! Ci sono dentro le chiavi private che consentono di poter disporre dei token, dei bitcoin, degli NFT. Attenzione a non confondere, questo altro è un'altra delle cose molto spesso, no? Io ho nel mio wallet, ho 1000 token. No, tu nel tuo wallet non hai 1000 token, tu nel tuo wallet hai una chiave o 1000 chiavi private che ti permettono di dimostrare che dispone di quel token. Ok, questo è il wallet. Ok?
Benissimo, e in questo modo quindi vedete voi potete trasferire, cioè è come se praticamente, cioè, immaginate che quello sia, non so cos'è, è una cassa, no? Vedete, quella è una cassa che sta ferma, no? Io dico al signore che è seduto lì all'inizio, alla mia sinistra, in questo momento è sua, lui fa qualcosa per cui può dimostrare alla signora che ha accanto che effettivamente quella cassa è nella sua disponibilità. La signora accanto vuole entrare nel possesso, ovvero nella disponibilità della sua cassa, lui non gli trasferisce la cassa, gli trasferisce le chiavi che consentiranno alla signora di poter disporre della cassa. Si è mossa la cassa? No. Il valore della cassa si è modificato? Non lo sappiamo, perché se il signore l'ha negoziato con la signora potrebbe avere un valore di mercato. Vi sto facendo sempre degli esempi, attenzione, non è che... Ok, arriviamo al nostro tutto questo, no? Dice, vabbè, allora, ma che c'entra la vending? Eccolo qua cosa c'entra la vending. Allora, che cos'è questa roba qui? È la macchinetta del caffè, no? È la macchinetta che noi abbiamo. Macchinetta che però, vedete, oltre a dare la brioche, il caffè, no? Patatine, lo snack, magari c'è dentro dei pezzettini di carta, su cui è stampato un QR code. Oh, attenzione, siccome già qualcuno me l'ha chiesto, Garavaglia, però non è che puoi mettere i QR code visibili, no? Davanti alla macchinetta del... ti fa la fotografia, no? No, chiaramente il QR code è nascosto di dietro, no? Qui magari sarà in una bella busta, no? Però, vedete, posso fare una cosa di questo tipo. Posso decidere di acquistare un NFT. Adesso, nel mio esempio che vi facevo prima, non è il castello, la porzione del castello, no? Però io posso decidere di acquistare, quindi la macchinetta mi erogherà un QR code, fotografando il quale, vedete, con il mio wallet, io potrò effettivamente dimostrare che da quel momento, e solo da quel momento in cui io l'ho acquistato, dopo che l'ho fotografato, ovviamente, sarà mio. E quindi ci dobbiamo aspettare che dalle macchinette del caffè si acquisteranno i castelli da ristrutturare? Non lo so. Il Tondodoni? No, probabilmente no. Il valore di cui stiamo parlando oggi, lo dicevo ad alcuni prima che mi chiedevano, noi siamo portati a pensare a un valore molto alto degli NFT, perché siamo stati tutti drogati dalle comunicazioni dello scorso anno, no? Il Beeple, no? Che è stato venduto e così via, il primo tweet di Jack Dorsey, no? Che adesso tra l'altro ha venduto anche Twitter, no? E quindi pensate a quello che si è acquistato il primo tweet, no? Di Jack Dorsey, cavolo, deve farsene adesso, no? Okay. Quindi, allora, attenzione, non è quella roba lì, che probabilmente, però potrebbe essere, e qui vi lascio un punto di osservazione, no? Adesso parliamo molto di metaverso, no? Metaverso, no? Se vi chiedo che cos'è il metaverso, probabilmente mi direte 5, 6, 7 definizioni diverse. Non lo so nemmeno io, quindi non lo do la definizione di metaverso. Però vi faccio un esempio. Gucci vuole fare una serie di iniziative nel metaverso che consentono, per esempio, di ritrovarsi in un luogo ovviamente virtuale, digitale, per poter accedere al quale però è necessario vantare la disponibilità di un badge. Di un badge che nel metaverso potrebbe avere la forma della borsa Gucci. Vedo le signore sono molto attente a questa cosa. Bene, è la borsa che io compro da Gucci, no? È un NFT, è una sorta di badge che mi consente di entrare nel metaverso. Adesso sto facendo l'esempio di Gucci, ma potrebbe anche essere Louis Vuitton, potrebbe essere qualunque, che mi permette di entrare in relazione con la marca, con il brand, ok? Facendo due cose, e poi vi lascio. La prima è essere autenticato ad entrare in quel mondo, e la seconda, una cosa importantissima, da non dimenticarsi, la riconoscibilità, perché voi con quel badge, con quella borsa di Gucci nel metaverso, la fate vedere a tutti gli altri che sono in quel momento nel metaverso, e quindi diventa un elemento distintivo. Ecco, queste robe qui possono costare anche 2 euro, 1 euro, no? E quindi queste cose qui possono essere distribuite anche tramite una macchinetta del caffè. Ho finito, grazie. E a questo punto devo dire, ci sono delle domande? Una. Non so se funziona. Sì, funziona. Perfetto. Buongiorno, grazie Roberto per la presentazione. La prima domanda mi viene istintiva.
perché questo tipo di transazioni devono essere fatte in una vending machine? Non posso farle io comodamente da casa col mio computer allacciato a internet? Sì, la domanda è molto corretta. Allora, diciamo che dobbiamo vedere due cose, no? Stiamo guardando la vending machine come un ulteriore canale, no? Quelli che parlano bene dicono un ulteriore touch point, no? Ok. Di fatto qui la vending machine è a tutti gli effetti un touch point attraverso il quale ho la possibilità, immerso in un contesto altro, quale potrebbe essere quello lavorativo, quale potrebbe essere quello, sto prendendo un mezzo di trasporto, insieme, no, alla patatina, insieme al caffè, io ho la facilità del, come dire, del qui ed ora, insomma, no? Diciamo, no? Di acquistare quel NFT che ad esempio mi consente di fare l'esperienza nel metaverso di Gucci. Quindi dovete vedere, è chiaro che poi questa stessa cosa io potrei tranquillamente, no, farla da internet, da casa, se questi QR code fossero appesi diciamo sulla parete, no, potrei assolutamente farlo. Qui però c'è una contestualizzazione, non so se è chiaro, no, che è tipica dell'ambiente in cui chi sta eventualmente acquistando l'NFT si trova già immerso. E poi forse c'è un'altra cosa che adesso che mi viene in mente, Gianmarco, importante guardando a quel disegno. Vedete quella roba lì, no? Quello è un wallet, no? E vedete che c'è un signore con una faccia, no? Allora, secondo voi perché io ho messo una faccia e non ho messo un chiunque? Per una ragione molto importante, qualcuno di voi forse già lo ha sentito dire, insomma, no? A livello di Unione Europea si stanno modificando dei regolamenti, uno su tutti, quello più importante, sulla tracciabilità del trasferimento di fondi. La tracciabilità del trasferimento di fondi deve essere anche per tutto ciò che è cripto. Cosa significa questo? Significa che vi è assoluta necessità di garantire che quel signore che sta nel possesso delle famose chiavi private che gli danno la disponibilità del token sia realmente colui che dice di essere. Questo, diciamo, significa deve avere fatto adeguata verifica. E quindi se noi abbiamo un aggeggio, no? Un coacervo, come lo chiamo io, tecnologico, no? Lui lo sa molto bene, coacervo tecnologico, questo è un termine che uso da sempre, di quel tipo, beh, quello è un buon candidato, è un ottimo candidato a acquistare anche degli NFT. Perché? Perché quella roba lì, in qualche momento qualcuno gli deve aver già fatto un'adeguata verifica, se quello è un borsellino di moneta elettronica, no? Per esempio, no? Attenzione, la tracciabilità sul trasferimento di fondi al momento non ha limite, quindi anche solo per un centesimo, faccio per dire, del valore dell'NFT, questo deve essere tracciato, e quindi questo implica che tutti i wallet debbano avere fatto KYC, debbano avere fatto adeguata verifica. Lo so, è una cosa piuttosto, diciamo, spaventevole per molti, peraltro che varrà solo all'interno dell'Unione Europea, quindi immaginatevi. Però è una strada. Questo è un esempio di come si possa mettere a valore, secondo il mio punto di vista, di come si possa mettere a valore magari degli investimenti, no, delle esperienze fatte in precedenza con la moneta elettronica, che non è la moneta digitale, chiaramente, quindi con il prepagato, con tutti i vari borsellini che voi conoscete, no, che può essere effettivamente portata anche in questo mondo, quindi utilizzando la facilità del canale vending, la sicurezza appunto dello strumento con cui eventualmente acquistare, ovviamente lo stesso strumento poi può permettervi di vendere, quindi una volta che chiaramente avete acquistato, se non volete fare l'esperienza con Gucci, perché potete vendere il vostro pass, no?
sul mercato secondario, nulla ve lo vieta. Siete autenticati, siete identificati, poi pagherete le tasse, se mai doveste pagarle, diciamo, per la plusvalenza eventualmente generata, ammesso che possa esservi, diciamo, una plusvalenza, ammesso che possa esserci un capital gain legato al, diciamo, al valore dell'NFT. Non so se sono riuscito a darti altre curiosità, se c'è. Ripeto io. Ecco, questa è una bella domanda. Allora, la signora chiede, è una questione di reputation per l'azienda? Assolutamente sì, se ho capito la sua domanda, perché nel, diciamo, nei piani di sviluppo del digital marketing, no, essenzialmente, la possibilità di dare una rappresentazione del proprio brand, infatti sul libro ho dedicato addirittura un'appendice, proprio l'ultima appendice, proprio esattamente a questa cosa. Il brand può, qualunque brand, quindi che ad esempio, faccio degli esempi, si impegni nel sociale, no? E quindi, diciamo, segua quella che, diciamo, è la strada, insomma, tracciata dal cosiddetto marketing 5.0, quindi in un modello 5.0, non so quanti di voi l'abbiano sentito, però ci sarà. Bene, la marca, il brand può relazionarsi con il proprio cliente dandogli la possibilità, con quel token che è rappresentativo del brand, di interagire col brand stesso, quindi di testimoniare ad esempio le buone prassi, no? Di essere, come dire, una parte dell'insieme, una parte del tutto, no? E guardate che questa cosa non è che non si potesse già fare oggi, ma oggi la facciamo nel mondo cosiddetto web 2.0, dove tutte le nostre copartecipazioni generano revenues per la piattaforma, per le piattaforme, ok? Questo mondo, che prima ancora di essere 5.0 è 3.0, no? Quindi web 3.0, ci permette a chiunque di noi di essere owner dell'esperienza, owner del token, e quindi essere anche, diciamo, in parte retribuiti, dove, attenzione, la retribuzione, e qui ci sarebbe veramente da fare un discorso molto lungo, non è solo di tipo economico, attenzione, la retribuzione potrebbe essere un diritto a esprimere dei pareri, degli orientamenti, no? Io sto vedendo che tu, supermercato X, non stai facendo quello che probabilmente dici. Allora io ti do dei suggerimenti. Oh, attenzione, questa è, lo ripeto per chi, cioè, non ve lo obbliga il dottore sta roba qua, cioè. Però una cosa ve la dico, cioè, se volete investire su questo, dovreste però mettervi in quella direzione lì, perché la cosa più sbagliata, quello che io non mi stancherò mai di dirlo, no? È proprio questo, cioè pensare di investire su questi progetti, blockchain, NFT, usando dei modelli di governance che sono precedenti. Guardate, lo potete fare, cioè, va benissimo, cioè, io vendo un fracco di libri, farò consulenza, dato io ho quasi 60 anni, quindi tra un po' andrò anche per... ok, però siccome non sono un buon consulente, se non vi dico che quella roba lì invece non porta da nessuna parte, vi dico che si può fare, ma se si cambia il modello di governance. Quello che sta facendo Zuckerberg con Meta oggi, no? Di cui tutti sarà la direzione giusta? Bah, non lo so. Fino ad oggi queste realtà hanno ovviamente avuto la possibilità di generare revenues per se stesse. Qui adesso stiamo spostando la cosa. È un nuovo modello, ancor prima di business, è un nuovo modello di governance. Quindi non si pensi di progettare modelli di business sulla blockchain con gli NFT se non si cambia il modello di governo. Perché, ripeto, lo si può fare, però guardate, io non lo suggerisco. Assolutamente, la sostenibilità, e difatti questo sarebbe, oggi non abbiamo ovviamente il tempo, però va bene, il libro comunque ne parlo, è in quello che va nella logica delle cosiddette DAO, no? Quindi le Decentralized Autonomous Organization, che sono esattamente quella roba che lei dice, cioè la DAO siamo noi, siamo io, siamo lei, siamo lui, no? Che ha partecipato in qualche modo e ha diritto di voto, no? È il passaggio, no? Qui abbiamo un illustre revisore, è il passaggio che adesso il dottor Pierini si alzerà, da il concetto, no, di shareholder a stakeholder, no?
ok? Qui non so se è chiaro, no? Quindi non ragioniamo più in esatto, no? Io sono stakeholder, partecipo al valore, no? Io sono il valore. Ok? Queste sono un po' suggestioni, poi no, adesso guardate, poi in realtà queste cose qui, se fatte bene, portano vantaggi, ecco, insomma, poi al di là dello scrivere libri. Comunque, insomma, avremo un mondo così, boh, non lo so, però insomma, questa è un'idea, è piuttosto carina, cioè, è un canale, no, quello, anche perché siamo una fiera del vending, no? Loro mi hanno gentilmente ospitato Paytech, no? Per cui non posso che ringraziare loro, insomma, e voi ovviamente per la vostra attenzione e pazienza. Se ci sono altre domande, se no possiamo andare tutti quanti a una macchinetta del caffè. Va bene, grazie allora, grazie a voi.